ritrovati carissimi amici, buongiorno, oggi il 5 di ottobre è lunedì, guarda che capelli, sembra un pazzo. Allora ragazzi, per chi non avesse visto, magari è curioso, ho fatto un ho girato un video insieme a Matteo Montesi, quindi se volete andate a dare un'occhiata. Il video si chiama, mi sembra, 12ª ispezione col metal detector con Luca il Baffo. Chi potrebbe essere Luca il Baffo? Beh, lunedì mattina è tosta. Un po' per tutti. Un giorno che è 2 giorni che non me l'ho. Allora, signori miei, iniziamo a farci un'idea di quello che devo fare. Guarda che carino questo pennellino che c'ha 30 anni, l'ho resuscitato, fa un po' di lancia ancora un po' di sapone, carino. Allora, live, perché ci sta, andiamo veloci, scusa . Via. Ok, se comincia a iniziare in qualche maniera, oggi utilizzo un'altra volta l'Ambassador in collaborazione con Marconi, quindi oggi si utilizzano tutte e due. Detto questo, lo vado ad ammollare un po'. Guarda, un po' di acqua caldina. Anzi, faccio un altro esperimento. Sai qual è? Buongiorno. Ho messo la ciotola dentro l'acqua. Galleggia. Scalda. Buongiorno. Fatto buongiorno, poi lo vedete la sera, quindi buonasera. Caffettino. Buongiorno Andrea. Allora, nel frattempo che attendo, vedi, questo era l'aggiornamento, tutta l'aggiornamento. È oggi un altro nuvoloso, quindi dicevo, chi fosse interessato può andare a vedere quella produzione che ho fatto con Matteo Montesi, vatta a vedere, perché è divertente. Ah, poi un appello, buongiorno. Un appello importante. Ci sono alcune persone che mi scrivono in privato e pretendono una risposta istantanea, no? Ma no, sai, istantanea, a modo di dire. Non lo sapevi, i cazzi miei. Allora ragazzi, io non è che se accetto l'amicizia vostra devo essere per forza suddito, schiavo vostro. Cioè, se una domanda non ti voglio rispondere, non ti rispondo, saranno cazzi miei, sì, sono fatti miei, quindi non siate insistenti, anche perché se una persona è insistente con me, io la prendo e la mando a quel paese, quindi con calma, rispetto, perché è importante, e poi forse una risposta, perché nulla è dovuto a nessuno, che sia chiara sta cosa. Quindi lo dico qua e non ci voglio più tornare solo. Quindi, a buon intenditor, poche parole. Bravo Luca, vedi, Luca ha afferrato subito. No, perché c'è gente che è presunzione, capito? Oh, rispondimi, ma rispondo te che? Ma che vuoi? Rispondimi. Ma che te sei messo in testa, ciccio? Rispondimi. Vabbè, le persone così poi allora, come pre stamattina riutilizzo l'inintenso che è molto buono, vedete la mia barba di 2 giorni, com'è?
Già sembro un barbone. Poi un'altra cosa, c'è chi mi ha detto, no? Ma tu sta parte sei sempre rosso. Ma ti sei posto un attimo la domanda che potrebbe essere qualche cosa sto rosso qua? Cioè, sai com'è? C'ho una vita intima anche io, quindi non te so di tutto, però a buon intenditore pure qua a poche parole. Che roba, ragazzi, ci stanno certe persone veramente, te le fanno cascare per terra. Che devi fare? È così. Ma tutti curiosi, tutti curiosi, tutti. Com'è quello? Com'è quell'altro? Che dici? Che mi hanno fatto domande su Matteo, no? Che è così come lo vedi. Tanto semplice. Anzi, te posso dire che per di più, a me ha fatto strano, ma una volta che sono arrivato giù da lui, a parte già l'avevo conosciuto, mi sembrava andare a trovare un parente lontano. Cioè, tranquillità, cortesia, gentilezza, ma che vuole più Davide? Allora ragazzi, stamattina scusate il mio. Io oggi ho un'altra botta con l'ambasciatore perché mi sono trovato molto bene, già ho messo a mollo. Ti faccio vedere come metto a mollo io le cosine. Eccole qua. Vedi la ciotola come l'ho messa? L'ho messa in quella posizione, la galleggia, l'acqua è calda, in modo tale che si vada ancora di più a scaldare. Quindi voglio cercare di avere risultati ancora migliori. E già scoromellato il Marconi, pensa che questo c'era tutta la scritta dorata qua, Marconi era tutto dorato, io come un fagiano l'ho rovinata, mea culpa. Guarda che cazzo dei capelli stamattina, perché alle 11 c'ho un appuntamento, c'ho avuto una soffiata e quindi c'ho un appuntamento. Allora l'ho provato a pulire ieri sera quel pezzo del bronzo che abbiamo ritrovato. Però sinceramente ancora non ho capito che roba è. Ancora, anche perché un po' ho mangiato, buongiorno Alessa, un po' ho mangiato dalla corrosione, quindi non è se capisce bene 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 bene. E quindi macello. Sì, appuntamento tattico proprio con sta soffiata. Belli sti capelli, ti piacciono? Beh, sono naturale io, dai, su. Io sono una persona naturale, così come mi vedi, so così. Anzi, te posso dire che sul video che ho fatto con Matteo ero un pochetto in soggezione, sai perché? Buongiorno. Ero in soggezione perché non mi aspettavo che lui facesse proprio. Cioè, quando parla, no? Dice faccio le produzioni, no? Magari la gente sottovaluta questo aspetto, ma lui fa veramente come fa un regista. Avendo, tra virgolette, frequentato i set cinematografici, ma no perché facevo chissà che accompagnavo una persona che faceva parte del giro, ti posso dire che lui lavora proprio esattamente come un regista. E quindi per me può essere anche chiamato regista perché ha molte idee istantanee, il lavoro suo lo fa benissimo, lo fa in modo professionale, ma ci mette una passione che voi neanche, guarda, veramente vi immaginate, è una cosa impressionante. E poi una bravissima persona. Persona umile, gentile, delicata, una gran persona, grandissima persona. E mi ha fatto piacere fare collaborazione con lui e con Gabriele, che anche Gabriele è una bravissima persona, una persona molto, molto colta che sa tutto. Infatti è piacevole fare ragionamenti con lui. Certo, lui sta 10 passi più avanti di me, quello è poco ma sicuro. Poi abbiamo fatto nel video una sperimentazione, una ricostruzione delle buche di Roma, e
è venuta molto fedele all'originale. Allora, signori, ambassador lavanda, profumo di lavanda, ricorda le campagne francesi. D'altronde il Pantarei non ne fa schiuma, il macello. Allora, andiamo di lavanda, dai. Quindi, capito, ragazzi, andate a vedere i video di Matteo, di Gabriele, perché sono bravissime persone e fanno dei video così a... hanno un certo spessore, sono anche divertenti, eh. A me, per esempio, una cosa che mi fa ride parecchio, mi mette allegria, quando Matteo entra dentro le case abbandonate e comincia a dire c'è nessuno, là mi fa proprio piega in due. E poi anche perché ho trovato qualcuno che finalmente ha condiviso con me il Metal Detector, che se no qua a Roma appena te muovi vincolo archeologico. Io non è che voglio andare a far tombarolo, come si dice qua, no, perché non lo farei mai. Storia importanti, i reperti sono importanti, quindi in quel senso non lo farei mai. Però qua appena te muovi col Metal Detector sei subito una persona sospetta, no? Subito, appena te muovi. Esattamente, qua battuto là a me mi fa piegare in due. Quindi, però la persona genuina, la persona genuina, io per farlo venire a mangiare con me l'ho dovuto proprio trascinare, è brutto, di forza proprio. Allora, ragazzi, visto che mi avete detto anche che i miei capelli fanno schifo come me, perché faccio schifo, cioè metto un po' di cera, dai, così sono un po' più presentabile, perché sto capello così non mi garba. Oh, capirà, cambiavo tanto. Un po' più sistemato, dai. Ma un po' più sistemato. Capito, sì. Allora, frattempo che attendo un istante, tanto la ambassadora è bella idratata, vado a dire, c'è una ragazza che mi ha chiesto, ma quale colonia mi consigli? Fratello mio, io ti posso consigliare, io ce n'ho... Don Donato del gruppo e antica colonia dei due mari è molto, ti dica agrumata, però è parecchio forte. Io ti consiglio, se è possibile, rivolgiti alla Don Donato proprio, che è buona, se no, se ce l'hanno ancora, quella del gruppo, che anche quella del gruppo è buona. Quindi, di conseguenza, più di questo non te posso consigliare, ho solo queste. Quindi, raga, non mi martellate la mattina, la sera, per cortesia, perché non ve posso rispondere a tutto, non c'ho tutto. Ciao Eros, buongiorno. Quindi un attimo di pazienza. Oh, dai, su, forza. Sto Marconi a me mi fa impazzire, mi piace, lo adoro, è stato affilato bene. Pure quando mi fanno ridere, quando mi scrivono, ma oggi ne ha registrato, a domenica, no, fammi sta un pochetto in famiglia, no? Lo sa, mi vuole vedere via. Aspetti. Senti come suona? Oh. Lo io dimo, sono tutto un bosco al volantino. Perché appena li vede, li secca. Appena li vede. Col volantino, tu dirai, bella, ma è scaduta l'offerta, quindi ormai.
che ci vado a fare? Vado a pulire il rasoio, no? Senti, sto marconi come sono? Mamma, quanto me ci trovo bene! Me ci trovo bene con sto rasoio! Benissimo, no? Bene, benissimo! E infatti, Matteo, questo è il... Questi sono rasoi che suonano proprio. Ti danno gioia infinita e ti danno soddisfazione infinita quando ti radi. Perché se senti questo rumore, dici, ammazza come taglia, oh! Però vedi, con calma. Sì, Luca, è tutta questione d'abitudine. La paura all'inizio c'è sempre... C'è sempre, però piano piano magari devi sempre considerare che questa è una lama, quindi quando lo maneggi, quando non lo utilizzi, chiudilo sempre, non ci cammina mai, sempre con calma. E grazie, mi sei... Però la cosa più importante, e questa è sempre sotto consiglio degli esperti barra Alessandro, mi ha detto prenditi questi volantini, così almeno ci pulisci il rasoio, perché meno a contatto sta il rasoio con l'acqua, meglio è. Ogni quanto va affilato? Beh, questo, caro Matteo, va affilato, da quello la minima esperienza che sto facendo io, devi usare questa coronella, la cosa principale è questa. Poi ultima battuta è la pietra, però se ne parla dopo, che ne so, 30-40 barbe. Se tu lo pulisci ogni volta, coronella all'inizio, quindi lo passi qua e là, coronella alla fine dopo che l'hai pulito, quindi ti dura un bel po'. Poi con l'ambassador tutta un'altra storia. Cioè, sta a vedere i peli? I peli, i peli? No, perché sembra che non c'ho niente, capito? Non va bene così, però. Oh, lolo. Lolo. Lololo. È brutto, sai, quando cominci a sognare queste cose la notte. Brutto. Allora, questo manico, che tanti dicono un manico, no, serve anche per bilanciare il rasoio. Io con i rasoi grandi, con la lama spessa, mi rado molto bene. No, so io, mi frego i volantini, mi metto da parte, è lei che mi butta. Lei appena vede un volantino, vabbè, fammo sparire subito, che poi io ho il vizio di andare a guardare le offerte di elettronica, no? E lei per paura prende il cestino subito, manco lo appoggio e lei subito l'ha buttato. E poi bello quando mi fa domanda, ma il volantino che ho portato? E lei, quale? T'ho detto tutto. Capito? Quale? Te piano pure in giro, quale? Ah, ma perché hai portato su un volantino? No, guarda. La 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 la. La puffi siamo così. Na 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 na. Sì, sembrano veramente, sembrano un formato standard.
Proprio le stesse caratteristiche. Beh, a casa. Allora, quando pulisco io per terra, arriva, fa casino. Quando pulisce lei, io porto giù il cane, risalgo su. Se fu da caso una mattonella, divento paga perché magari sai c'è un po' di terra, è la fine, è la fine, non finisce più. Ma io mica sto a giocare qui a pulire casa e te fai in casa, te sei disordinato, invece lei no. Quando io utilizzo strumenti, che ne so, un cacciavite, una cosa, un martello, io ho la cassettina degli attrezzi. C'ho tutto sparso dentro casa, dentro i cassetti, no? Cioè, è possibile che tu trovi il martello dentro il cassetto dei calzini, della cucina. Dico, potevo fare l'armiere, così mi smontavi l'arma e mi appoggiavi da qualsiasi parte. È una cosa impressionante, guarda. I puffi, sta accanto ai puffi. I puffi siamo così. No. Ah, Eros, sì, Matteo non è che è arto de più proprio. Poi io, considera, mi arriva qui, Io sono 1,76, sarà 1,90 lui, eh. Poi una cosa che nel video potete vedere, che stanno dei pezzi dove io sto piegato e mi si vede il sedere, Madonna che figuraccia! Figure proprio quelle brutte. Allora passo un po' d'acqua per cercare di togliere tutti i vari residui, contro residui. Lo vado un attimo ad asciugare e poi mi sa che devo ripetere un pochetto l'operazione della colomella, perché lo sento un po' restio questa mattina. Vabbè che c'ho la barba di 2 giorni che dura come il legno, quindi non fa testo la mia barba di oggi. Non fa proprio testo, che dura, ripeto, come il legno. Allora, io alle 11 ho appuntamento, che ora è? Dai, un'oretta ce la faccio, devo portare giù il cane e me devo spostare. Intanto metto un altro po' di ambassador. I puffi siamo così. Allora, oh, che poi là, raga, era vero, cioè sembrava che doveva piovere, non ha fatto niente. È una cosa assurda proprio. È proprio assurda.
Dai, Guglielmo. Via. A ripetere qui. No, ancora prende, ancora prende. Poi piano piano, se potete, imparate a usare anche la sinistra. Vedi, Coromella ridà una bella pulizia completa al filo del rasoio e ti aiuta parecchio. Guarda, io pure, Andrea, sono negato, però quando mi spaccai lo scafoide, mano destra, iniziai a utilizzare il cellulare, le minime cose, tutto con la sinistra, iniziai anche a scrivere, tra virgolette, certo, scrivevo come un bambino di 2 anni, però mano a mano ho acquisito la, non ti dico proprio che sono ambidestro, però guarda, strano perché nei primi video mi si vedeva che andavo, metà c'ho paura. Piano piano ho imparato. Che poi è strano perché io ho una mano che trema sempre, eh. È strana sta cosa. Stile Tom Hanks ha salvato il soldato Ryan, mi sta sempre con la mano così. Però poi non te lo consiglio, spaccatelo perché è l'ossicino più cornuto che esiste, credo, nella mano. Poi tu lo sai meglio di me, no? È una cosa che tutto te porti tutta la vita, tutti gli anni, quando cambia il tempo fai troppo sforzo, dà un fastidio che neanche uno se lo immagina. Anzi, quando me lo sono rotto neanche me ne sono accorto. Ma hanno detto, vabbè, pronto soccorso. La prima volta che portavo un gesso. Allora ragazzi, voi nuovi iscritti del canale che siete entrati dopo avermi visto con Matteo, vi ringrazio per l'iscrizione, e per chi non lo sapesse magari io tratto in modo così allegorico, spensierato, il tema della rasatura. Oh, invece c'è sta Carmine, come stai Carmine? È una vita che te si vede, oh. E
Lo faccio in modo così genuino, un po', ripeto, allegorico, scherzoso, perché c'è chi affronta il tema in maniera pesante, logorroica, triste, infelice. Hai capito, no? E invece io lo faccio così, anche a mio discapito, perché magari le mie visualizzazioni vanno un pochetto così. Però chi si accontenta gode, non posso dire. È altro che ritenermi fortunato per le persone che mi seguono, che mi diventano amiche e che provano stima come io la provo verso di loro. Quindi io tratto questi argomenti qua. Se siete interessati, date un'occhiata. Ogni tanto cercherò di fare anche cose che escono al di fuori della rasatura, perché sennò poi diventa una monotonia che non ci piace e non piace a nessuno. Questo ti permette di pulirlo a fondo. Una volta pulito, stai attento, chiudi sempre con molta attenzione e cautela questo, perché questo non è un giocattolo, lo dico sempre. Sì, lo devo fare il video sulle buche di Roma. Stai sicuro che lo vado a fare? Però non, logicamente non lo so, me dovrei fare prima questo, poi uscire di corsa, perché la giornata mia è sempre tutta una corsa. Come immagino del resto tutti voi abbiate una vita simile, e lo devo fare perché è importante, perché sembra una fesseria, ma ragazzi, prendi una buca a Roma, spacchi, ti riesci anche a ammazzare. Allora, maschera di bellezza. Vediamo, morbida ed elastica la pelle in questo modo, ragazzi. Facciamo questo trattamento ogni fine rasatura in modo da agevolare ancora di più l'idratazione della pelle. No, oggi ho usato il tasso. Tasso Pantarei, che mi fa la schiuma che vorrei. Tiè, puro slogan ho fatto. Mo' metto a fare delle vendite. Ecco. Lavaggio del pennello, altro punto essenziale e fondamentale, è lavarlo in modo accurato, perché deve portare via ogni traccia, ogni residuo del sapone nel pelo del pennello. O nelle setole, come meglio credi, come meglio preferisci, come meglio ti senti. Importante lavare anche la ciotola, meno sapore rimane intrinseco dentro i nostri strumenti e meglio va. Infatti, vedi, per fare un test e vedere se è pulito totalmente, immergilo qua dentro e spingi in fondo e vedrai che un po' di sapone ancora esce, perché l'acqua si renderà leggermente torbida. È sinonimo di presenza ancora di sapone. Io dico questo perché così hai un pennello che è sempre efficiente, dura molto di più, può durare molto di più, e nello stesso tempo ogni volta che lo utilizzi non ha quella fragranza così forte del sapone che ho usato alla precedente sbarbata. C'è nessuno? Se può bucca? Madonna, a me quando fa così mi fa morire, lo sai? Dai, mi devo pure sbrigare perché mo tra un po' piove. Brutta storia. Allora, vabbè, cari signori, dopo la maschera, via, senti che morbidezza che te lascia. Ah, guarda, oh, monta pure che le mani, sta a vedere. Stiamo senza schiuma. E vabbè,
Eccolo qua. Vabbè, fatto questo, sì, fatto tutto. Allora, questa mattina vado a mettere, tanto per cambiare, vado a mettere la colonia del gruppo che a me fa impazzire. Mi fa proprio letteralmente impazzire. Ma dovrei andare a tagliare i capelli. Mo' vedevo se ci riesco in settimana. Vado da caro Paolo. Si trova via Anciogallo, Anciogallo parallela da Tuscolana, e là sì che ti sanno fare i capelli. Allora, solo che io volevo modificare questa parte qua sotto, ma no, aspetta, lasciamolo perché va a compensare poi il baffun. C'ho le antenne perché devo crescere, devo far crescere i capelli in modo da portarli indietro, ma è un'impresa molto difficile. Quindi ragazzi, buona giornata, vi auguro a voi. Ci vediamo domani se volete. Questo, ripeto, è un canale così, un po' di qua, un po' di là, parla un po' di tutto, ma specialmente della rasatura. Quindi, grazie per la visione, grazie ai nuovi iscritti, grazie a tutti quelli che si sono uniti a questo metodo tradizionale. Io adesso vado in chiusura perché mi devo da sbrigare perché ho l'appuntamento, capito? Quindi buona giornata a tutti quanti, grazie ancora, buona sbarbata e ciao da Luca. Ah, oh, vatti a vedere il video che ho fatto con Matteo oppure Produzioni, su De Gabriele. Ciao!